Riparte da Empoli dopo la lunga sosta per gli impegni delle nazionali il massimo campionato per le ragazze del Verona, scese in Toscana con l'obiettivo di allungare la striscia positiva e proiettarsi verso posizioni più consone al blasone del club gialloblu. Per la formazione toscana si tratta quasi dell'ultima spiaggia per agganciare la zona play-out. Mister Longega deve rinunciare alla squalificata Giulia Molin e all'acciaccata Costova, recupera invece Angelica Sofia. Si gioca in un pomeriggio improvvisamente caldo sul sintetico di Monteboro. Verona parte con un buon piglio, anche se la prima opportunità è dell'Empoli con Prugna, che raccoglie un lungo lancio ma calcia a lato. Empoli in vantaggio al 13°, palla in mezzo per Prugna, che si infila tra i due centrali gialloblu e fredda Lemay con un preciso rasoterra. La gioia delle toscane dura solamente 8 minuti, poiché arriva prontamente il pareggio scaligero. Lippmann vince un paio di contrasti a centrocampo, si incunea e serve sulla destra la liberissima Dupuy. La numero 33 gialloblu entra in area e batte Vicenzi sul primo palo per l'1-1. La GSM alza il baricentro di gioco e si affaccia alla porta avversaria con un'azione concitata. Sofia reclama il calcio di rigore, ma l'azione prosegue e sul conseguente tiro di Conguri Vicenzi blocca. Veronesi in vantaggio al 43°, angolo battuto da Sofia, palla sul secondo palo per la volée di Dessi Dupuy, che trova l'incrocio opposto siglando la doppietta personale in modo quasi inatteso. Si va a riposo con il vantaggio ottenuto in rimonta dalle veronesi. La ripresa si apre con l'Empoli che tenta la reazione. Bargi gira di prima intenzione con sfera a lato. Reagisce il Verona che sugli sviluppi di un calcio d'angolo prova l'incornata con Wagner, palla tra le braccia di Vicenzi. Opportunità sprecata da Conguri che in piena area calcia le stelle. L'attaccante greca del Verona si fa perdonare al 20°, quando insiste su un pallone che sembrava innocuo, guadagnando un prezioso quanto netto calcio di rigore. Si incarica della battuta dagli 11 metri la neoentrata Costova, che trasforma portando le gialloblu sul 3-1. Le scaligere potrebbero mettere in cassaforte il match con Dupuy, che raccoglie l'assist al bacio di Costova ma calcia a lato. La rete dell'assoluta tranquillità giunge alla mezz'ora, inserimento di Costova sull'uscita del portiere, la bulgara vince il contrasto e a porta sguarnita regala il pallone a Conguri che mette dentro il 4-1. Il finale di gara è tutto in discesa per il Verona, che ottiene anche un secondo calcio di rigore grazie ad una Costova ubriacante in area. Ad incaricarsi della battuta questa volta è capitan Sofia, che dal dischetto calcia a fil di palo portando la GSM sul 5-1. Le veronesi portano a casa una vittoria larga quanto importante, allontanandosi ulteriormente dalle zone pericolose della classifica. Sabato prossimo le gialloblu ospiteranno in via Sogare le friulane del Tavagnacco, terze in classifica.